Buongiorno e bentornati a Scemo chi legge. Oggi è una puntata speciale e tra poco lo andiamo a scoprire perché. Intanto vi ringraziamo moltissimo perché dall'inizio di questa nuova stagione abbiamo avuto un aumento di visualizzazioni, di persone che sono interessate, che sono curiose. Continuate a condividere sia la nostra trasmissione che le altre trasmissioni di Torino Web TV, dal Cassetto dello Gnomo, agli Amici della Maria, a Sparati Alfredo e altre novità stanno per arrivare. Tra poco riprenderemo anche La Notte per i Gatti. Condividete su Facebook, veniteci a trovare sulla pagina, mettete mi piace, potete andare anche sul sito www.torinowebtv.it. Se volete partecipare in trasmissione scrivendoci suggerimenti eccetera per la trasmissione sopra come vedete al 375 551 7625 per il WhatsApp per telefonare e naturalmente per consigli mail eccetera scemo chi legge chiocciolatorinowebtv.it. Come dicevo, appunto, da Turid l'anno scorso siamo passati a Scemo chi legge, che è un titolo divertente e provocatorio. L'ultima volta ci è stato anche fatto notare che può essere un titolo un po' sciocco, un po' cretino. Ci vuole dell'ironia, anche ogni tanto. Noi lo abbiamo detto già fin nella prima trasmissione, che vuole essere anche un titolo provocatorio, quasi così un recinto, perché ormai chi legge, siamo rimasti sempre in meno a leggere con passione, a scrivere con passione, e quindi in fondo siamo un po' dei folli, no? Dei matti, degli scemi che leggono, quindi scemo chi legge, scemo che legge, ci vuole un attimo. Abbiamo parlato di ironia e qui abbiamo, direi, oggi abbiamo veramente il piacere di avere come ospite intanto una first lady della scrittura torinese e italiana e poi una donna di grandissima ironia. Io do il benvenuto nel nostro salottino a Chicca Morone. Grazie, Buongiorno, grazie. buongiorno, Sull'ironia sono d'accordissimo. buongiorno. Che ci salva la vita, Era una questo. frase di Bernard Shaw che dice che chi ha autoironia è una persona felice tutta la vita perché ha materiale fresco tutti i giorni. E secondo me è proprio vero, basta avere un po' di autoironia e uno vive meglio. Certamente, te la sottoscrivo in pieno Sì. perché davvero ogni tanto anche a me ha salvato un po' di autoironia quando rischiamo di prenderci troppo sul Sul serio serio. e il rischio di mettersi nel piedistallo e poi Sì. fare danni dopo è grosso in certi momenti e invece un po' di sana autoironia ci salva, ci riporta alla giusta dimensione. Allora, io ho detto che sei una first lady, intanto perché sei veramente una scrittrice da parecchi anni e hai scritto e hai frequentato tanto, cioè hai scritto non solo romanzi e racconti, ma poi sei andata nella poesia, sei addirittura stata hai fatto dei Due libretti, libretti, due sì, due libretti, libretti. che uno lo vedremo anche, lo faremo vedere, l'altro lo citeremo senz'altro, quindi veramente hai una produzione notevole. Poi hai anche una pletora di interessi che in questa mezz'oretta andremo un Beh, sì. pochettino a raccontare. Come nasce il tuo esordio, il tuo primo libro, ecco, come il tuo esordio nella letteratura, la tua voglia di scrivere, La ecco. voglia di scrivere è iniziata prima con dei giornali, ma proprio di settore, tipo parrucchiere, una cosa così, perché sentivo proprio il bisogno di scrivere. E poi sono stata contattata dal giornale dell'arte e sempre nella mia specialità, cioè la scrittura, facevo questi ritratti di, non so, Ponti sul Tenna, di personaggi di cui mi davano 3 righe scritte, la data di nascita, e io facevo questo ritratto Lo arrampicandomi sui creavi. vetri. Oggi, a oggi non lo farei più, ma allora ero molto incosciente e piena di vita, appunto di senso dell'umorismo E poi ti anche. tuffavi, un po' come dicevamo prima Sì, della trasmissione, sì. ecco la piscina nuota. Eh sì, eh sì. E poi nell'88 ho iniziato a scrivere il Napoleone mio Che, dolcissimo, di cui abbiamo la Giuseppina, sì, copertina, che è amica uno. mia,
con Sergio Beatici ed erano delle lettere che ci scrivevamo. Sergio Beatici era professore di docente di medicina e chirurgia all'università, quindi un personaggione, eppure ci siamo divertiti E mi moltissimo. sa che ci siamo conosciuti lì, E che era credo proprio, Rizzoli, sì. era Rizzoli e questo era, appunto, era uscito Bobbiani, da sì. un anno forse, Sì. più o meno, eccolo qui, e vi siete divertiti e fu anche un buon Un successo. buon successo perché nonostante non avessimo pubblicità sui giornali e grosse apparizioni in TV, Sì, diciamo, perché si spingevano sì, altri personaggi, ma come è logico, come sicuramente. nella casa editrice all'epoca poi c'era tutta l'infilata dei, vogliamo fare Sì, tipo la nazionale Zoff, pure Graziani, lì c'era Biagi, Fallaci, Battaglia e robe del Eco, genere, Eco, c'era sì. Eco. E quindi personaggi, diciamo, un po' particolari come la sottoscritta non erano proprio Ma considerati, voi avete diciamo. venduto lo stesso. Noi abbiamo venduto e soprattutto ho scoperto la bellezza di scrivere, cioè di persone che mi leggevano. Incredibilmente non erano quelli che io pensavo, il mio pubblico non era quello che io pensavo fosse, ma erano persone che sensibilizzate dal punto di vista di anima. E ho trovato molta resistenza da parte di intellettuali, molta poca resistenza da parte di persone semplici. E quindi ho capito che la comunicazione per me poteva avvenire esclusivamente sotto questi parametri. E quindi ho continuato a scrivere dai romanzi, sono passati ai racconti. Sì, abbiamo altre copertine del periodo Bompiani, perché Sì, in quel periodo lì hai scritto 3 o 4 libri. Io mi ricordo anche Sette tutti, Madri, sì. di cui non abbiamo la copertina, però mi sembra, chiediamo al Nel nostro. 93 Ecco, sera, abbiamo sì. E l'altro. poi nel 93 Sette Madri. Sette Madri è stato un romanzo importante perché è stato tenuto a battesimo da Oscar Botto, punto primo, che è un grande Oh sì. professore. E è stato definito da Giuseppe Conte, il fondatore del mito modernismo, il precursore del movimento. Quindi mi sento molto fiera di poter dire che il mio romanzo ha dato input a questa corrente letteraria di cui faccio E parte. anche quello mi ricordo fu un buon Beh, successo, sì. tra le altre cose, In perché 9 mesi avevamo venduto 1900 e rotte copie, tra una cosa l'altro anche quello folle. senza delle Sì, senza pubblicità, senza assolutamente. Salotti, senza Maurizio Senza. Costanzi, senza forse no, non No, credo. devo dire che mi era stato proposto un Maurizio Costanzo, ma secondo me era finire nel tritura tutto e quindi non era il mio genere. Uno deve imparare a sapere che cosa può fare e che cosa non può A fare. maggior ragione il vostro successo era stato Difatti. proprio di. Poi appunto c'era l'altro di cui abbiamo visto la copertina, ce n'era forse ancora uno di quel periodo lì della Bompiani Bobbi. sono quattro. 4, quindi vediamo un poco perché mi pare ci fosse Sono un'altra. Napoleone, Napoleone, Sette Madri, Madri, l'altro e Sola l'ultimo. sotto il sole, ma Sola è sotto il il sole. Il secondo, secondo, vabbè, sì. eccolo qua, vedi che è Sola sotto il sole Ed anche. era di Sonzogno perché mi avevano Che. detto che non ero degna di... Che comunque Sì. era sempre il Sì. gruppo. A quel punto lì poi siamo negli anni 90 E ho e. incominciato, io sono una lettrice affamata, diciamo, di Gibran, dei racconti e soprattutto della scrittura, della sintesi della scrittura. E quindi ho cercato di non di imitarlo ovviamente, ma di rendere la mia scrittura il più sintetica possibile, soprattutto nelle pagine, cioè il fatto di non scrivere romanzi molto impegnativi, scrivere delle pagine nelle quali po il lettore potesse estrarre velocemente il significato di molte cose, dell'urgenza che io avevo di scrivere. E poi devo dire che io scrivo, anche se fa sorridere molte persone, scrivo sotto dettatura, cioè mi metto in una condizione di scrittura e le parole arrivano una dopo l'altra, cioè so quello che voglio scrivere, però non so come verrà fuori il mio pensiero.
la mia scrittura. Una sorta di scrittura canalizzata, Sì, sì, usiamo, sì, usiamolo sì, così, sì. perché con me sfondi una porta Credo di aperta, nel sì. senso che, anzi, via via, negli anni i tuoi scritti convogliano gradualmente sempre di più le tue passioni, sia culturali Sicuramente. che di studio, Sì. perché tu sei una... Cioè, come ho detto al nostro pubblico, chi ti conosce lo sa, chi non ti conosce imparerà a conoscerti e spero che a questa trasmissione aggiunga ancora lettori, perché appunto questi Grazie, vecchi libri, questi libri qui, alcuni non so se si trovano ancora, ma sicuramente le tue produzioni più recenti, che tra l'altro alcune sono stampate da Psiche, che è editore torinese, sì. quindi sono rintracciabilissime in libreria, andate Sì, in in librerie, librerie, in come noi librerie. nella nostra trasmissione spezziamo sempre una lancia per convincere il pubblico, e che è vero che noi andiamo in onda con uno strumento che è il web, e che quindi logicamente il web è anche la sede dove ci sono tutti questi grossi colossi su cui la gente può ordinare. Io non li nomino perché poi mi Non va. contamina la lingua, però diciamo sempre alla fine, diciamo, uscite di casa, andate in libreria, cercatevi il vostro libraio, parlate di libri e compratevi un libro, compratevi un Sicuramente, libro. sicuramente, anche perché il libro va toccato, va Hanno sfogliato, va usato visto. Sì, il profumo sì, di certi libri che sono appena stati sicuramente. stampati. Tornando appunto, tu gradualmente hai convogliato le tue passioni, i tuoi studi nei tuoi scritti. Sì, anche perché io all'università ho fatto filologia romanza con una tesi su Cecco d'Ascoli, simpaticissimo personaggio arrostito dall'Inquisizione. E devo dire che mi ritrovo sempre sul discorso della, chiamiamola magia, ma degli studi più approfonditi. Tu rido perché tu pensi che io domani interpreterò, Giordano no, io Bruno. no, lo interpreterò un bravissimo attore che si chiama Albino Marino, ma io farò, a parte un narratore, Clemente VIII, che fisicamente ha mandato a fuoco Sì. Giordano Bruno, e anche Be Bellarmino per certi versi. Mi dice... Ah, ecco, c'è un ottimo, c'è una persona che ci segue, che chiede che cos'è il mito modernismo. Grazie. Il mitomodernismo è una corrente letteraria nata nel 1994 sul Sagrato di Santa Croce, dove diversi poeti, capitanati da Tommaso Kemeny, Zecchi e Giuseppe Conte, hanno esposto non soltanto la loro teoria, ma i loro sentimenti nei confronti della spaccatura tra la letteratura accademica e invece la letteratura alchemica, diciamo, quella letteratura e quella scrittura che porta a trarre nel quotidiano, cioè oggi, tutti i simboli del mito, tutti i vari miti rivisitati e rivisti cioè con personaggi odierni, cioè come ognuno di noi vive dentro di sé determinate divinità e le porta Nel mondo nella attuale, realtà, nella sì, realtà nella attuale, nella realtà realtà di oggi, di di tutti i oggi. giorni, di tutti i giorni. Grazie, e ringraziamo anche l'ascoltatore che ha fatto questa domanda, Sì. perché è giusto, se parliamo di Sì. qualcosa è bello che ci stia anche questa interazione. Allora, io manderei un minuto e mezzo di pubblicità, poi torniamo e riprendiamo Perfetto. da dove avevamo lasciato. E Perfetto. poi magari in conclusione, io leggerei volentieri, visto che tu scrivi delle cose molto belle Grazie. davvero, leggerei uno dei tuoi Dei racconti. racconti tratti da, mi pare, dal Soffio della Sulla Luna. luna. Pubblicità.
Eccoci qua, siamo tornati con Chicca Morone nel salottino di Scemo Chi Legge, che oggi è particolarmente frizzante e vivace, un po' per l'ospite che è garbatissima e pungente e un po' perché ci stanno arrivando, tra poco Chicca sarai chiamata a rispondere a un'altra domanda. Volevo soltanto ricordare che questa settimana ci sarà una bella puntata, tornano i ragazzi del Cassetto dell'Ognomo, che ricordiamo è la prima trasmissione in Italia condotta da ragazzi con la sindrome di Asperger, che ed è sempre molto interessante. Già dall'anno scorso Torino Web TV ha portato avanti questa trasmissione e questo è già il suo secondo anno. I ragazzi avranno un ospite molto interessante, il narratore Stefano Tomaello, spero di aver detto il nome giusto, il cognome sicuramente, e si preannuncia una puntata molto 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 interessante. Alle ore 16 sabato pomeriggio, sabato dunque 11, 12, 13, ecco. E torniamo a noi, mi pare che ci sia una domanda, Sergio, dalla regia, eccola qua. Ci chiedono, ci potrebbe parlare del suo ultimo libro? L'ultimo libro è in fieri, cioè sta per nascere, ed è una raccolta di poesie, non soltanto mie, ma legate a questa manifestazione che ci sarà a Torino il 20 di ottobre, che sì. È il... che è la, eccola qua. Sì, è una manifestazione che ha a che fare col vino, indetta dalla regione Piemonte e dalla città di Torino. La Vendemmia a Torino. La Vendemmia a Torino. L'ho intitolato Summa Etilica. Bellissimo. Perché secondo me... ed è stato molto molto divertente perché 10 poeti, cioè 9 poeti con me hanno scritto queste poesie sul vino, proprio sull'ubriachezza. Vogliamo citarli? Ci saranno Tommaso Chemeni, Nicola Duberti, Sandro Grospi e Pietro, Giancarlo Guerreri, Simonetta Longo, Antonio Miredi, Paola Novaria, Fabrizio Olivero e Paola Pennecchi, ovviamente Chicca Morone, Chiara Rota, architetto. Chiara Rota ha fatto i disegni di questi animali ubriachi e sono carini, carini da matti. E mentre c'è Daniele Dubini. Daniele Dubini che suona il bansuri e il handpan, che è un grosso strumento di metallo, mentre io suono le campane di cristallo. Sì. E a tal proposito mi piacerebbe ricordare, vediamo un po', me la metto qua. Chicca Morone suona magnificamente queste campane di cristallo, ho avuto modo di ascoltarla e di interagire in una lettura. Questo è un bellissimo CD che lei ha fatto con Sergio Troiano e l'arpista Vincenzo Zitello, che è un bravissimo arpista che ha collaborato con Fossati, con Battiato, eccetera, eccetera. E questo è un altro dei tuoi vari interessi. Comunque, eravamo alla tua ultima... A questo libro, cioè a questa raccolta di poesie
che mostreremo al Museo del Risorgimento il 20 di ottobre alle ore 16, in cui l'entrata è libera, Libera. per cui siamo felici e contenti di poter condividere con tutti questo Allora, se momento siete liberi magico. il sabato, andate a sentirli, l'atmosfera è sempre bellissima. Sì. Lo dico perché ho avuto occasione di partecipare a una di queste cose che è stata organizzata da Chicca Morone, e veramente l'atmosfera che si crea tra la musica, le parole e i luoghi è sempre magica, è sempre molto bella. Ma per me è importante questo, perché noi ci ammaliamo, diciamo, ammaliamo il corpo, ma dell'anima si occupano poche persone. La musica e i suoni delle parole, anche proprio la voce della persona che legge, è guaritrice. E quindi in questi luoghi si formano delle forme di guarigione che non si possono definire guarigione perché hai preso tre aspirine e ti passa il raffreddore. Guarigione perché la tua anima smette di soffrire in un determinato modo e il corpo torna indietro da quel tipo di malattia. Ed è una teoria che secondo me è fantastica perché con dei risultati proprio impressionanti. È vero, mi commuovo, cioè sentire queste cose, Sì. forse sarà un periodo in cui sono più recettivo, però credo che le parole che dici tu a me fanno bene e le credo, ma anche le persone che ascoltano possono essere, Il possono, suono, sì. debbano arrivare in qualche modo. Quindi a maggior ragione andate alla Summa Etilica, che comunque ha già anche È Un invitante. titolo molto invitante, un titolo molto invitante. Tornando alla tua. Dunque, tu hai detto, ma uscirà quando? In In quell'occasione, il 20 di quell'occasione, ottobre, sì. Da 20 ottobre, esatto, poi sarà disponibile ovviamente. psiche Sì, sicuramente. in libreria, quindi andate in libreria. A proposito di psiche e a proposito della tua produzione. Andando avanti, tu hai fatto tantissimo. Adesso Sì, io avevo va. qua, parlavamo di libretti, per esempio, io segnalo questo Saffo, Una donna fuori Fuori dal dal tempo, ma tempo, il primo è stato Mr. Mr. Pinkerton, Pinkerton. che è il proseguimento di Madama Butterfly, in cui mi sono divertita a picchiare, diciamo, Mr. Pinkerton, ma neanche picchiare, di dare una spiegazione del perché Mr. Pinkerton fosse farfallone, cioè tirar fuori quello che c'è di nascosto, che in fondo è quel qualcosa che lo portava a comportarsi in un determinato modo. E mi dicevi che Mr. Pinkerton l'avete fatto Nel al Duomo Duomo di di Cirié, Cirié. mentre invece al Conservatorio Saffo, sì. Saffo. E poi, per esempio, vediamo due, abbiamo citato Psiche, per l'editore Psiche, con cui hai scritto diverse cose, facciamo vedere due raccolte molto belle, tra l'altro sono due delle cose tue che a me piacciono tantissimo, che sono appunto quella da cui leggerò poi qualcosa, penso che. Il Abbiamo la copertina, il soffio soffio della della luna, eccolo luna qua, è una sottotitolo. raccolta di racconti, e invece La tigre e l'ombra della luna è un romanzo. Eccolo lì, vedi, anche quello. Anche quello è un Queste sono romanzo. molto belle. Tra l'altro, il soffio della luna è composto cioè c'è una parte egiziana. È una parte invece riferita ai tarocchi. Ai tarocchi, luna d'amore. Luna d'amore è alla terza edizione, lì. E credo da cui leggeremo poi Il Tempo, Sì. Nove, che è legato al tarocco dell'eremita. l'eremita, l'uscita L'eremita. dal tempo. E queste sono delle raccolte molto belle. Poi, appunto, ancora hai fatto Le idee. le idee, sì, facciamole vedere. Eccole qua. Non so se l'ordine è giusto, perché sono idee, No, noi manca le la quarta perché non l'ho più trovata Allora, ed vedi. è Sempre Noi e la gentilissimo, Dea, noi la sì. Dea, il nostro Sergio oggi gli facciamo fare gli straordinari, ma come Noi le sempre. Dee e poi Noi Dee. Ecco qua. E questi sono Sono poesie. sono So poesie con gli acquerelli di Gianna Gianna Tuninetti. Toninetti. Sono molto belli, ecco. Sono belli anche come oggetti libri, perché. Amo i libri, Ecco, amo. tu non riesci solo a fare un No, libro fine a se stesso, no, no? no. C'è proprio anche il piacere dell'oggetto libro.
Credo che sia importante, cioè che la cultura dei libri è un qualcosa che ti pone a contatto con le parole, ma non soltanto con le parole, con la musicalità delle parole. Allora, se tu già prendi un libro che non sta insieme, che poveretto, con la carta brutta, non ti viene neanche voglia di conservarlo, di metterlo sul tavolino, rileggerlo, cioè hai delle difficoltà, mentre un libro ben fatto, con le pagine messe giuste, l'impaginazione perfetta, ha un altro modo di essere, come se noi andiamo in giro tutti stracciati oppure vestiti come si deve. Infatti è una domanda che mi sorge spontanea, ma che in realtà è figlia dei ragionamenti che facevamo prima di andare in trasmissione. Io ti ho esposto un po' il mio punto di vista, che poi è quello che chi segue Scemo chi legge To Read un po' sa, perché io sono, ero, non so se lo sarò ancora, libraio, però sono 33 anni che ho vissuto, che vivo nel mondo dei libri, dell'editoria, eccetera, eccetera. Come vive Chicca Morone oggi questo mondo? Come lo vivi? Tu che sei una persona molto, molto indipendente, molto con le tue idee, col tuo mondo, Io dico la sempre tua personalità, ecco. che io tendenzialmente sarei una solitaria e questo fa morire da ridere tutti perché sono sempre in mezzo alle persone, cioè frequento molto. Dico che mi travesto da signora quando vado alle cene, ma mi travesto perché difficilmente trovo delle persone con cui dialogare effettivamente. Ho pochissimi amici, ma quelli veri, e facciamo queste tavolate, ieri sera per esempio ero a casa di amici, sono due amici splendidi che hanno due figli anche loro, cioè della stessa età del mio, e per cui ci si trova a chiacchierare di cose meno futili, diciamo. E poi tutto il resto io guardo in giro e trovo che le persone sono sempre più matte, ma questo è un parere mio. E sali in macchina un'aggressività che non finisce più. Le persone non sono capaci di fermarsi un attimo prima vedendo che uno è in difficoltà. Cioè, a me sembra molto, molto strano. Forse la strana sono io, però trovo che ci vorrebbe veramente poco per vivere tutti molto meglio. Hai ragione, cioè, come dicevamo, c'è questo caos che Imperversa. imperversa e c'è anche tanta, come dicevamo, tanta improvvisazione in dei campi dove forse non sarebbe richiesta, solo che noi abbiamo vissuto anche dei periodi con personaggi che sapevano quello che facevano, magari non avevano... Non avevano, io ricordo l'amministratore delegato, questo non vuole essere una polemica, è assolutamente, non aveva titoloni enormi, l'amministratore delegato di Rizzoli, Ungarelli, se ti ricordi, però era uno che veniva proprio dal manovrare i libri li leggeva, e c'era qualche cosa di diverso dal semplice, questo libro vende 2, non lo stampiamo più, questo libro Ma vende 10, infatti. dal numero, dallo squallido numero. È vero che si va avanti così adesso, però non c'è più quella Ma poesia, quella ecco. famosa sera in cui sei venuto e abbiamo letto, c'era il famoso Cobolli Gilli che Certo, era, che ho conosciuto perché è stato appunto quando è Fabri andato. Bompiani Sonzogno e che faceva un discorso molto, molto freddo, molto razionale sui libri. E in fondo aveva ragione lui. No, no, ma hanno In quel ragione. momento aveva ragione lui, oggi non credo, infatti l'editoria non mi sembra che sia proprio così, che stia così bene. No, 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 no. È perché a forza di vendere oggetti che non hanno poi, che cosa succede? Dove sono i libri che non abbiamo ancora Ora scritto. scritto? E sono tutti in una zona dell'inconscio collettivo, dove ci sono persone che hanno delle percezioni completamente, percezioni di un certo tipo e che vanno a prenderle. Se uno guarda la scrittura di Borges e guarda la scrittura di Gibran, ci trova talmente due persone, proprio una lontana dall'altra, ci trova tante, tante empatie. Perché? Perché pescavano nello stesso inconscio collettivo.
nella stessa, diciamo, fascia di inconscio collettivo. Ci sono quelli che vivono, cioè che pescano in quella fascia e altri che invece pescano dai libri degli altri, ma questo è tutta Questo ci un'altra storia. sarebbe, potremmo aprire un Sì, capitolo a parte e sì. potremmo veramente farci su un'altra trasmissione, perché anzi, No, mi no, hai no. toccato, in realtà per fortuna hai detto Borges, che è uno dei miei grandi Sì, amori, ah. così mi sono calmato, altrimenti saprei dove andare a parare. Guarda, vedi che quando si conversa Sì, con piacere il tempo passa in un scappa, attimo. sì. Allora, io per premiare tutti questi ascoltatori che ci hanno fatto delle belle domande e hanno ravvivato ancora di più, anche perché oggi era una trasmissione vivissima di suo, leggo volentieri questo Il Tempo, che è uno dei racconti dal Soffio della Luna, ispirato all'eremita. E ne approfitto, visto che poi chiuderemo, ringrazio tantissimo, avremo ancora da conversare tantissimo, ma ci sarà occasione, secondo me c'è occasione perché ti ritornerai qui da noi, se ti farà Volentieri. piacere e continuiamo, magari andiamo su altre tematiche nei tuoi libri, troveremo sicuramente un terreno molto Grazie. fertile. Io ti ringrazio tantissimo per essere venuta qui da noi e do appuntamento a chi ci segue per la prossima settimana. Abbiamo un ospite molto interessante, un giovane che ha il suo primo libro e che sta avendo parecchio successo. Vedrete presto la pubblicità sui nostri canali, quindi ne parleremo a tempo debito. Vi lascio con questo racconto dal Soffio della Luna di Chico Morone, Edizioni Psiche, che si chiama Il Tempo. La bellezza che esprimeva il suo volto addormentato era una realtà in realtà impressionante. I lineamenti avevano perso i contorni e traspariva da lui un sentimento di intensa felicità, commisto a serenità. Da più di un'ora lei lo stava osservando, immobile nel corpo, affinché solo la sua anima potesse accarezzarlo, trasmettergli l'amore che provava dentro e di cui traboccava. Lei sapeva delle sue paure, dei suoi tormenti, dei suoi abissi. Nei secoli, ogni volta che si erano incontrati, i loro corpi non avevano resistito alla tentazione e si erano amati fino all'ultimo respiro, travolti dalla passione. Vincitore e vinta, vincitrice e vinto si erano alternati sulla scena, lasciando in sospeso l'argomento più grave. Nessuno dei due fino allora aveva capito che l'assoluto è un attimo in cui si specchia l'infinito. Nessuno dei due era mai andato oltre il proprio corpo nell'abbandono, nel recettivo. Nessuno dei due aveva vinto Lucifero. Lui spostò il braccio, aprì e chiuse una mano alla ricerca di lei. Lei sapeva di non potergli venire in aiuto, ma con il cuore che batteva forte gli trasmise la propria presenza. Un sorriso leggero sfiorò le labbra di lui, mentre il suo corpo, nuovamente rilassato, riprendeva a emettere onde lunghe. Lei, rassicurata, si sentì pervasa da una dolcezza infinita, poi scosse il capo. Quanto tempo sarebbe trascorso prima che anche lui potesse vivere l'altra realtà, l'unica che nutre l'adepto tramutandolo in padre di se stesso? Prima una lunga catena di fughe, verità distorte, prelazioni date a episodi marginali, negazione e superficialità avrebbero messo a dura prova l'interiorità di lei. Avrebbe dovuto analizzare giorno per giorno, ora per ora, tutto il susseguirsi degli avvenimenti, sempre restando chiusa in se stessa, proteggendo il proprio cuore dalle frecce avvelenate che piovevano come grandine, oscurando il cielo. Vincere o perdere? E qual era il premio della vittoria su Lucifero? Esisteva dunque la riconquista del proprio io? Riconoscere se stesso nell'altro, saperne accettare i lati oscuri e lasciarsi impregnare di tutta la potenza di tale energia, per poi sapere che l'io è ben altro e che tutto ciò che è terreno è destinato a dissolversi. Ecco, era lì il punto d'arrivo, perché esiste solo ciò che resiste. L'espressione di intensa serenità sul volto di lui non era un sogno.
aveva la profondità di un vuoto in cui ci si può affacciare pericolosamente, vedendo le pareti delle rocce intorno, ma non il fondo. Che ore sono? Il cuore di lei si arrestò. Il tempo, carnefice dell'umano, aveva reclamato il suo obolo. Il corpo di lui era sveglio, pronto a combattere sogno e realtà. Grazie, è proprio bello. Mi commuove ogni volta che lo sento, ma perché è attraverso la vostra voce che vivo. Grazie a te, Chicca, Grazie. e grazie a voi che ci avete seguiti. Buon Buon pomeriggio e pomeriggio. buon resto della settimana. Grazie.